Cari amici, buongiorno, sono Carlo Vestagno, oggi vi presento uno dei più importanti bianchi piemontesi che è l'erbaluce. L'erbaluce di Caluso viene coltivata in tutto il Canavese e in un'ampia zona, anche un po' fuori del Canavese. E ecco, in questo caso vi presento un produttore di erbaluce che si chiama Carlo Gnavi e che è anziano, è l'ultimo dei Gnavi, cioè erano una stirpe, ma uno ritiratosi per limiti di età ha ceduto le vigne, un altro che era un mio amico, era cugino di Carlo, purtroppo è mancato anzitempo, aveva il cuore malandato e è rimasto il Carlo. L'erbaluce è una delle più antiche docche, innanzitutto risale, non vorrei sbagliare, al 67 ed è importante perché è molto versatile. Dall'erbaluce otteniamo, oltre al vino fermo che vi presento oggi, otteniamo degli ottimi spumanti metodo classico o anche metodo Charmat e un eccellente passito. Allora veniamo al nostro bianco fermo, che è colore paglierino con evidenti riflessi verdolini che ci denunciano la sua acidità fissa. Una particolarità dell'erbaluce è di avere un'acidità elevata ed è questo che la predispone così bene alla spumantizzazione e anche alla conservazione del passito. I profumi ricordano i fiori bianchi e c'è poco da dire, in questo caso bisogna dire è tipico, è il profumo tipico dell'erbaluce. Questo Carlo Gnavi, che è un anziano, come dicevo, è un anziano produttore, vinifica in modo tradizionale. Quindi questa, chi vuole l'erbaluce, qui la trova. Molto secca, asciutta, con quella bella acidità di cui parlavamo, che le consente di accompagnare molto bene pesci, sia alla griglia, sia, io ci vedo molto bene, i crostacei. I crostacei, i molluschi, e anche da aperitivo, naturalmente lo spumante sarebbe meglio, però anche questa erbaluce ferma si presta molto bene da aperitivo e direi antipasti, così specialmente in estate. Un'ottima erbaluce, molto molto tipica. Cari amici, quando volete bere bene, ricordate, chiamate Carlo. Un saluto a tutti.